Ciao amici, eccoci nuovamente qui sullo stesso posto del video precedente dell'escursione. Per oggi non ti parlerò delle foto su questa location, l'abbiamo già vista, ma ti parlerò di questa macchina che ho utilizzato anche nell'escursione, ovvero la Canon EOS R6 Mark II, macchina che mi ha prestato mio compare, non è mia, ce l'ho per un giorno, quindi non potrò fare una recensione, diciamo, molto approfondita, intanto sto attento a non incappottarmi. Non è che posso fare una recensione approfondita, però potrò darti i miei punti di vista su come si comporta. Io ho già le Canon EOS R, ho la R5, la R7, quindi so come funzionano, non ho necessità di apprendere il funzionamento di questa cam, quindi andrò diretto sull'utilizzo e mi farò un'idea di come si comporta e ti darò i miei punti di vista. Non ti porto nuovamente a fare un giro sulla faglia per Adriatica e ti risparmio anche il salto dello stambecco come puoi vedere nel precedente video, ma oggi ti andrò a parlare della mia esperienza con la Canon EOS R6 Mark II. Va fatta una doverosa premessa, non si tratta di una recensione, ho avuto la macchina per poco tempo, per una giornata, tuttavia ci sono due punti da tenere in considerazione. Il primo è il fatto che io ho già avuto la Canon EOS R6, il modello precedente, per un bel po' di tempo, quindi ho un parametro di confronto, e dopo utilizzo da tanto tanto tempo la Canon EOS R5, la Canon EOS R7, e quindi i menu, le funzionalità sono le stesse, e quindi ho già una normalità, so già come funzionano queste cam, sono tutte uguali in Canon, te ne parlerò dopo, e quindi il feeling, la praticità di utilizzo era già acquisita e ho potuto farmi un'idea molto chiara su com'è la macchina in confronto agli altri modelli. Di queste differenze ne parleremo nel corso di questo video, tuttavia l'impressione così a caldo che ho avuto utilizzando l'R6 è che si tratta di una vera e propria ibrida, non più una fotocamera che fa anche video, ma proprio un oggetto, una macchina che riesce a fare bene entrambe le cose, sia l'aspetto video sia l'aspetto foto. Ad esempio, una delle cose sulle quali ho dovuto abituarmi, nonostante le cam, come ti ho detto, sono praticamente tutte uguali, sta nel fatto che nella R6 Mark II è presente lo switch per scegliere la modalità foto o video. Praticamente, scegliendo una delle due modalità, hai dei settings già pronti da poter cambiare e impostare per l'ambiente video o per l'ambiente foto. Non è una novità, è una cosa che già si trovava ad esempio anche nella R7, anche la R7 ha lo switch foto video, e si trovava anche nella R5, anche se digitalmente andavi dentro nel menu e cambiavi dalla modalità foto e video. Se devo essere sincero, però, trovo più comodo quello nella R7 che è uscita prima. Ti spiego la differenza, se non l'hai capito. Praticamente nella R7 è la modalità spenta, gira la levetta e scegli la modalità foto e video, quindi quando scegli l'ambiente di lavoro si accende automaticamente, mentre nella R6 Mark II hai due levette separate: da una parte hai l'accensione, lo spegnimento e la modalità blocco, e dall'altra hai la levetta che ti permette di scegliere foto o video come ambiente. Preferisco la modalità dell'R7, molto più immediato. Se in ambito fotografico, per come lo utilizzo io, per la paesaggistica, alla fine non è che sia cambiato tanto dagli altri modelli, ma di questo te ne parlerò fra poco nel video. In ambito video invece le cose sono molto differenti. Questa cam, come ti ho detto, non è più una fotocamera che fa anche video, ma la vedo proprio come una fotocamera più ibrida, pensata per fare entrambe le cose. Però sull'aspetto video cosa posso dirti? Posso dirti che non ha tanti profili, troviamo in commercio delle fotocamere che dispongono di tantissimi profili video all'interno. In realtà questa Canon è molto semplice, ha un paio di profili a disposizione, hai il C-Log, hai la modalità normale, riprendi in 10 bit, hai la possibilità di scegliere il 4K, il Full HD, puoi scegliere vari frame rate, puoi scegliere la modalità IPB o IPB più leggera, insomma
hai poche impostazioni, ma quelle che servono per chi magari si indirizza verso questa fotocamera ibrida che deve fare bene sia l'aspetto foto sia l'aspetto video. E dopo però ha comunque delle caratteristiche molto interessanti, tipo la possibilità di riprendere in 4K in modalità normale o modalità fine. Cosa cambia? La modalità fine in sostanza va a riprendere con la massima risoluzione, se non sbaglio riesce a riprendere in 7K e poi va a ricampionare in 4K. E questo ti permette di ottenere un 4K veramente definito, con un dettaglio bellissimo. Onestamente io ne ho provati i vari modelli nel 4K e credo, ho l'impressione che quello delle Canon che utilizzano questo metodo sia quello più bello, quello che ha una resa migliore, ma credo sia anche una cosa soggettiva, dipende un po' da ognuno di noi. Altra chicca interessante è il fatto che hanno eliminato questo limite dei 30 minuti nelle riprese. Vabbè, per chi fa vlog come me non erano i 30 minuti la fine del mondo, non arrivo mai a fare dei video così lunghi, però insomma hanno eliminato questo limite. E per quanto riguarda il surriscaldamento, che era una cosa che colpiva un po' i modelli precedenti, la R6, la R5, in realtà con gli ultimi aggiornamenti che hanno rilasciato sull'R6 e sull'R5 hanno eliminato questa problematica. Adesso non hai più questo limite di overheating che veramente dopo 10 minuti si ferma. Addirittura adesso con l'R5 vai in 4K fine senza nessun limite in sostanza, perché non si surriscalda mai, eccetera. Ma ad ogni modo, essendoci comunque la possibilità che si vadano a surriscaldare, succede anche con le Sony, anche se tanti non lo dicono, qui sulla Canon EOS R6 è la possibilità di vedere con uno stato di avanzamento a tacchette, vedere lo stato di avanzamento del surriscaldamento, e quindi non hai più quella paura che a un certo punto compare l'avvertimento con la spia che si accende che ti dice che si sta surriscaldando. No, tu puoi vedere lo stato di avanzamento del surriscaldamento e quindi essere anche pronto, o capire magari mentre stai facendo una registrazione che hai ancora quei 10-15 minuti di registrazione prima che vada in rischio di spegnersi. E per concludere abbiamo il 4K a 60 frame al secondo senza crop, che è una cosa che non è così scontata da trovare su tanti altri modelli che riprendono il 4K. Tra tutte le cose che riguardano però l'aspetto video, quello che spicca di più a mio parere è l'introduzione del false colors nelle riprese video. Che cos'è False Colors? Non lo sai, è una modalità che ti permette di visualizzare l'immagine che stai riprendendo, ovviamente sullo schermetto della camera, con dei colori particolari, molto divertente, che serve a farti capire com'è l'esposizione in tutta la scena. Ed è molto più efficiente di un istogramma o di un waveform, perché l'istogramma o waveform ti dà dei grafici e magari non riesci a capire bene. E invece con i False Colors tu vedi l'immagine, vedi il volto della persona, come nel mio caso mi vedrei sullo schermetto, però con delle colorazioni differenti sulla zona dell'immagine per farmi capire dove è correttamente esposta, dove è sovraesposta, dove è sottoesposta. Ed è molto più semplice riuscire a gestire questo aspetto dell'esposizione nei video, nel modo corretto ovviamente. Ed è una cosa strana, perché chi fa video trova questa funzionalità molto utile, o comunque anche se non la utilizza, insomma non la disprezza, è comoda ad avere lì a disposizione, però non si trova generalmente sulle fotocamere ibride come le mirrorless. E perché succede questo? Penso sia dovuto al fatto che si ragiona, i costruttori probabilmente ragionano sul fatto che chi fa video utilizza dei monitor esterni, tipo quello che sto utilizzando io qui, che mi sto riprendendo il FreeWorld, che integrano già queste funzionalità di false colors, quindi pensano non è una cosa che serve sulla macchina. In realtà per chi magari utilizza la cam per fare vlog eccetera e non va a collegarci monitor esterni, fa delle riprese molto veloci, easy, semplici, ecco che questa possibilità insomma è molto apprezzata e non si trova però praticamente in quasi nessun modello di altre fotocamere in commercio. In ambito fotografico, e finalmente siamo arrivati qui per gli appassionati di fotografia, la mia esperienza si può riassumere in quella giornata che ho utilizzato nell'uscita nella faglia per l'Adriatica, la Canon EOS R6 Mark II. E quello che posso dirti fin dall'inizio è che per me il passaggio è stato naturale. Ho preso la macchina alla sera, il mattino dopo sono andato a fare le foto, e per me era come avere l'R5. Comunque i menu sono al 99% gli stessi delle macchine precedenti della serie R di Canon. Le ghiere tra R5, R6 e R6 Mark II sono sempre quelli, i pulsanti sono sempre lì al loro posto, e questo secondo me è un grande pregio, perché chi rimane nello stesso brand per del tempo si ritrova in sostanza con delle macchine che sono molto simili, quasi uguali una dall'altra,
e passare, utilizzare macchine differenti non comporta alcuna difficoltà, il feeling è esattamente lo stesso e si riescono a sfruttare al 100% già da subito, a differenza magari di altri brand che tra un modello e l'altro cambiano i menu, cambiano la disposizione dei tasti, eccetera, insomma ci sono delle cose che necessitano di far apprendere un po' alla volta l'utilizzo della macchina. Durante la mia uscita ho utilizzato la macchina in abbinata al RF 1435 e al RF 7200F4 e l'ho trovata ben equilibrata. Si tratta alla RSI di una macchina leggermente più piccola della R5, ma veramente di poco, ma più grande della R7, quindi è rimasta con un'ergonomia molto buona, molto ben equilibrata e comoda da utilizzare appunto con le ottiche che ti ho accennato prima. La domanda che qualcuno giustamente potrebbe farsi è: ancora senso prendere un R5 o conviene andare su un R6 Mark II? Anche perché la differenza di prezzo è notevole. Un R5 è tuttora venduta come nuova tra i 4.300 e i 4.500 euro. Un R6 Mark II che è appena uscita si trova sui 2.600-2.900 euro. C'è una differenza importante di prezzo. Io che le ho avute entrambe e tuttora ho l'R5, posso dire che sì, l'R6 Mark II è sicuramente una macchina di nuova generazione, si avvicina molto sotto tanti aspetti all'R5, ma rimangono ancora delle differenze che possono far preferire una rispetto all'altra. Partiamo ad esempio dalla risoluzione, 45 megapixel sull'R5 rispetto ai 24 megapixel dell'R6 Mark II. È una differenza che in certi ambiti, in certi contesti, può far preferire ancora l'R5. Dopo, se andiamo a vedere l'aspetto hardware, ergonomia, ti ho detto l'R6 Mark II è leggermente più piccola della R5, quindi l'R5 mantiene un'ergonomia leggermente migliore. E poi abbiamo lo schermo LCD, che nell'R5 è più grande e più risoluto rispetto a quello nella R6 Mark II. Ecco, sono differenze che potrebbero far preferire un modello rispetto all'altro e può anche giustificare sotto certi punti di vista anche il prezzo. La domanda è piuttosto un'altra, secondo me. Sei un possessore di una R6 prima serie, conviene fare l'upgrade? Sicuramente in ambito video tutte le innovazioni portate con la R6 Mark II, che adesso non ha più limiti di registrazione, non si surriscalda più, hai la possibilità di avere delle funzionalità false colors eccetera migliori che ti rendono più bella la ripresa, insomma ha senso in ambito video sicuramente se ne fai quell'uso. In ambito fotografico, ecco lì magari c'è da fare attenzione, farci delle domande. La R6 prima serie aveva 20 megapixel di risoluzione, la R6 Mark II ne ha 24, insomma sono 4 megapixel, è una grande differenza? Allora, bastano 20 megapixel indubbiamente, ma sai, 24 megapixel è ormai lo standard, insomma sì, bastano 20 megapixel, ma hai capito quello che intendo? Se senti questa necessità, insomma, o se puoi fare l'upgrade senza perderci tanto, insomma, preferisco quello che trovo nella R6 Mark II rispetto al vecchio modello. Ciò non toglie che se non hai questa necessità, se ti trovi bene con l'R6 e non fai video o non è importante far video, secondo me non ha senso cambiare. Per le conclusioni finali e i saluti, torniamo alla faglia preadriatica. Partiamo da dove ero arrivato, sto rientrando, comincia a far freddo. E cosa ne penso di questa R6 Mark II? Te l'ho già detto nel video, tutto sommato, l'hai capito? Però sì, alla fine per me è come lavorare con la R5, non cambia assolutamente nulla. Non l'ho trovata complessa, differente. Quindi, che dire, è la stessa identica cosa. Sicuramente mi accorgerei della differenza se avessi bisogno di più megapixel. Altrimenti no, bestia qua in salita. E, sì, e poi quel display superiore nella R5 è veramente comodo. C'era nella R e l'hanno mantenuto solo nella R, nella R5 e nella R3. Ed è veramente comodo. Insomma, per questo video è tutto. Spero di averti dato qualche spunto di riflessione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.